Tenetevi il microfono. Aspetta un attimo che siamo quasi pronti. Ervin, è ancora l'inizio della stagione, ma la sensazione è che l'ultimo muro ti abbia dato un gusto particolare. Sì, perché sto lavorando tanto al muro, è il mio punto di debolezza e quando faccio un muro godo sempre tanto. Però no, è bello perché comunque anche se non si lo siamo detti, si giocavamo quasi metà stagione questa sera, quindi è bello aver vinto. Hai fatto un punto bellissimo di secondo tocco e immediatamente, se abbiamo capito bene, è partita il rimprovero. No, secondo tocco, si gioca a tre tocchi. No, non è così. Che ha chiesto di farlo, però che non ogni tanto. Quindi l'ho fatto due volte. Era troppo, quindi ha chiesto il time out. Però, come ha detto Bruno, il time out era troppo bello per non attaccarla, quindi ho attaccato. Però no, su queste cose Rado è molto aperto, solo che dobbiamo, che è giusto, che dobbiamo avere efficienza. Tornerete a giocare contro Civitanova, una partita fondamentale, ormai un classico, o anzi una classica. Sì, sì. È un peccato giocarci la stagione stasera, all'inizio così, però come giusto che è, secondo me Perugia, Trento, Macerata e noi siamo le squadre che avevamo più giocatori in nazionale, che abbiamo lavorato di meno insieme, che abbiamo avuto meno tempo, quindi è giusto così. Poi è già fatto il cross, no? Quindi prendiamo Macerata e andiamo a giocare contro Macerata senza paura e la migliore vincerà, basta. Quel tuffo sul 16 a 15, tua difesa, alzata di Bruno, attacco di Sabbi, è questa la nuova Modena? Sì, di non mollare su nessuna palla, andare a cercare tutte e metterle a terra, no? Che è quello che conta di più. E quindi stiamo lavorando tanto, stiamo crescendo e possiamo crescere anche tanto. Questo è, secondo me, quello il più importante, che possiamo crescere tanto. Perfetto. Grazie mille.